La cosa davvero incredibile di quest'opera è il fatto che è insieme un disegno preparatorio, cioè un cartone che attraverso la pratica dello spolvero sul muro dei Musei Vaticani porterà poi alla realizzazione dell'affresco della Scuola di Atene. Quindi è un disegno preparatorio, ma è anche stato concepito fin dall'inizio come un'opera compiuta. Quando il presidente Ornaghi, il prefetto Ballarini, Monsignor Rocca, direttore della Pinacoteca, ci hanno chiesto di occuparci di ripensare a questa sala, abbiamo da un lato deciso di creare un percorso di avvicinamento che portasse alla massima focalizzazione possibile sul cartone, oggi restaurato in maniera incredibile. Si vedono i buchi per lo spolvero, si vede il chiaroscuro, le sovrapposizioni dei più di 200 fogli utilizzati, si vedono in alcuni punti di disegno delle quadrature, quindi a diverse distanze si coglie la mano di Raffaello, la visione d'insieme, la formidabile dinamicità dei corpi, insomma è uno spettacolo in sé. Però volevamo anche che rimanesse questa idea appunto di un lavoro preparatorio e l'idea di avere un tavolo come questo, che è un tavolo di lavoro, è un tavolo dove abbiamo potuto ospitare testi di riferimento, video informativi, è uno spazio dove chiunque può conoscere e capire qual è il periodo, qual è la fase, qual è il posto di questo disegno all'interno della costruzione dell'opera che sta ai Musei Vaticani. Quindi è un tavolo di quercia, massello, Maurizio Riva che è un grande artigiano del legno, è un tavolo che ha 150 anni, è un unico, sono due pezzi dello stesso albero e ci sembrava il modo più semplice, forte, direi quasi classico per avvicinarsi alla potenza del cartone di Raffaello.